Ciao a tutti! Oggi ci troviamo nel comune di Albavilla, nel triangolo Lariano, e saliamo sulla cima del Monte Bollettone. Andiamo, venite con noi! Comune di Albavilla, Parco Alpe del Viceré. Abbiamo posteggiato all'auto nel parcheggio qua sotto all'Alpe del Viceré, 6 euro al giorno, e poi si va verso il Parco Aventura. Si gira subito a sinistra tenendo il Parco Ventura sulla destra e si sbuca qua dove inizia questa mulattiera, e qui infatti abbiamo l'indicazione per il rifugio Bollettone. Dopo 5 minuti di cammino arriviamo alla Madonna della Salute. Proseguiamo sulla nostra mulattiera da questa parte. Continuiamo a salire in questo magnifico bosco con la luce del sole che filtra tra le piante. È una comoda mulattiera per adesso, un po' ripida, ma niente di che. Continuiamo a salire. Ecco che siamo arrivati a una bella panchina per riprendere il fiato. Dietro le piante si inizia a vedere un po' di panorama, ma tra un po' usciremo dal bosco. Qua da rifugio Bollettone 30 minuti, Monte Bollettone 30 minuti. E adesso stiamo percorrendo il Sentier di Carei. Ecco qua, Sentier di Carei. Avanti da questa parte. Che bello, qua abbiamo trovato un po' di neve. Continuiamo a salire. Eccoci arrivati a un bivio. Questo qua è il sentiero di mezzo dove i contadini di Albavilla salivano per andare a sfalciare l'erba senza dover passare dalla cima del Monte Bollettone, e da questa parte prosegue il nostro percorso per arrivare in cima. Allora amore, com'è questo sentiero? È molto bello, è bellissimo. Proseguiamo il nostro cammino. Andiamo avanti. Ed ecco che dopo un paio di chilometri siamo arrivati a questo magnifico punto panoramico. Vediamo qua davanti a me il lago di Arserio. Qui c'è il lago di Pusiano. E di là si vede il Resegone, dietro ci sono le Alpi Orobiche. Là dietro si intravede anche Capannamara, dove andremo dopo, e lassù la cima del Monte Palanzone, e là dietro il lago di Annone. Che meraviglia, che spettacolo, è veramente fantastico. Quassù davanti a noi vediamo il rifugio Bollettone. Ormai siamo quasi arrivati
l'ultimo sforzo e saremo in vetta. Abbiamo proseguito verso il rifugio Bollettone e abbiamo trovato questa scaletta che ci porta da questa parte per arrivare in cima al Monte Bollettone. Ed ecco che dopo un'oretta di cammino, 3 km percorsi, 410 di dislivello, siamo arrivati in cima al Monte Bollettone. Eccolo qua. Che meraviglia. Monte Bollettone, 1320 metri. Qui abbiamo anche un bel pannello che ci descrive tutte le cime. Qua sotto una vista stupenda sul lago di Como. Un panorama veramente fantastico. Oggi è una giornata splendida, c'è un po' di nebbia in pianura, ma qua vediamo benissimo dal Monviso al Cervino al Monte Rosa, le Alpi Svizzere, la catena del Bernina. Di qua abbiamo il Monte Crocione e il Monte Tramezzo sopra il lago, che hanno una vista fantastica. Da questa parte, davanti a noi, la cima del Monte Palanzone, dove siamo stati, poi vi lascio il link in descrizione. Di là vediamo benissimo il Grignone, la Grignetta, Piano dei Resinelli. Mamma mia, che meraviglia! Che meraviglia, veramente fantastico! Una giornata splendida anche oggi. E da questa parte si apre la pianura padana, avvolta nella nebbia. E in fondo, dietro la nebbia, si vedono anche gli Appennini. Che meraviglia! Fantastico! La nostra idea è di fare un anello, quindi adesso scenderemo laggiù, verso Capannamara. Poi andremo sulla cima del Monte Puscio e torneremo dall'alto sentiero verso l'Alpe del Vicerè. Ecco che siamo tornati alla scalinata che saliva verso la cima e qui abbiamo indicazioni per Capannamara, Bocchetta di Lenna, da questa parte. Prima di scendere a Capannamara saliamo da questa parte. Ma guardate che meraviglia. Mamma mia, che bello! E di qua vediamo il lago di Como. Che spettacolo, che spettacolo! È veramente fantastico. Eccoci in cima al Dos di Maio e vi faccio vedere il panorama.
Là sotto vediamo Capannamara, la nostra prossima meta, e poi proseguiremo per la cima del Monte Puccio, che è quello qua sotto. Adesso torniamo giù a prendere la deviazione per Capannamara. Su questo tratto di sentiero bisogna fare un po' più attenzione, perché è più all'ombra, c'è giù la neve. Per adesso non abbiamo trovato tanto ghiaccio, però se si inizia a scivolare dobbiamo mettere i ramponcini. Là sotto abbiamo anche dei laghetti ghiacciati. Continuiamo a scendere. Un paio di anni fa siamo già stati qua con i nostri figli, però Emanuele non ce la faceva più, quindi ci siamo fermati io e lui a Capannamara, e Ola e Mariana sono andate su al Colle Maio, dove c'era una croce. Adesso non c'è più, però lì su c'era anche una croce. E adesso continuiamo la nostra strada verso Capannamara sulla neve, bellissimo. Questa zona qua rimane molto in ombra, però per fortuna non è ghiacciato, c'è la neve, per cui non si scivola per adesso. Ma che bel cuoricino, amore! Ti piace? È bellissimo! Per te! Grazie! Andiamo avanti in questo bellissimo bosco verso Capannamara. Siamo arrivati a un altro bellissimo punto panoramico con le panchine e siamo sopra Capannamara. Guardate che bello! Peccato la foschia in pianura, però è sempre così. E qua siamo arrivati all'incrocio dove si scende per Capannamara a destra, e dall'altra parte si può salire verso Monte Palanzone. Ecco che siamo arrivati al bivio, noi siamo scesi da qua, infatti qua l'indicazione Monte e Rifugio Bollettone, e da questa parte si può proseguire per il Rifugio Riella e andare al Monte Palanzone, mentre invece di qua si scende verso Capannamara e di qua si sale una cappella che però non so come si chiama. Che meraviglia! Siamo in compagnia. Ecco qua il monumento del club alpino di karate. Ecco qua sotto di noi il tetto di Capannamara. Lassù abbiamo trovato un gruppo di simpaticissime persone, allegri, cantano, si fanno le foto, è bello vedere persone così. Ed ecco che siamo arrivati al rifugio Capannamara. Adesso direi che è il momento di fare una mangiatina, visto che qua ci sono dei comodi tavoli, approfittiamo. Da Capannamara, buon appetito a tutti! Buon appetito, amore! Grazie!
E dopo una bella mangiata a Capannamara, adesso ripartiamo e ci dirigiamo verso il Monte Puscio. Continuiamo il nostro sentiero per la cima del Monte Puscio. Dovremmo già quasi essere arrivati. Qui siamo arrivati a un bivio. Di qua si va al Monte Croce, di là si torna a Capannamara e da questa parte andiamo al Monte Puscio, su di qua. Ed ecco che in 20 minuti da Capannamara siamo arrivati alla cima del Monte Puscio. Ecco qua la croce di vetta e guardate che spettacolo, una meraviglia, che vista, bellissimo. Qui c'è anche una bella panchina per riposarsi. Da questa parte vediamo bene i corni di Canzo davanti al Resegone, la Grignetta, il Grignone, là dietro Monte Legnone, insomma una meraviglia, veramente un panorama fantastico anche da qui. Torniamo verso Capannamara per scendere e concludere il nostro anello. Ringrazio tutti i nuovi iscritti al canale, tutti coloro che ci seguono. Ricordatevi sempre di lasciare un like, di attivare la campanella per essere informati sui nostri nuovi video. Noi, bene o male, tutte le settimane pubblichiamo un video nuovo per farvi vedere nuovi percorsi se non li avete fatti, oppure per farvi rivivere percorsi che avete già fatto. Grazie a tutti, continuiamo il nostro cammino per chiudere l'anello di oggi. Che forte questo fungo, dove è cresciuto? Proseguiamo per la capanna Mara e poi concluderemo questa magnifica giornata. Questa è l'ultima salitella, insomma salitella tira, prima di arrivare a Capannamara, e poi sarà tutta discesa. Ecco che siamo tornati a Capannamara. Qua c'è la piazzola per l'elicottero, qua c'è Capannamara e adesso scendiamo. Anche qua c'è questo bellissimo punto panoramico, fantastico. E la giornata sta volgendo al termine, dobbiamo tornare a casa, però è stata veramente una giornata fantastica. È un posto magnifico, se non siete stati ve lo consigliamo. Ok, lasciamo alle nostre spalle Capannamara, andando dritti da questa parte si arriva appunto alla vetta del Monte Puscio. Di qua c'è la Carrabile che ci riporta verso l'Alpe del Viceré. Uno volendo può arrivare anche su da qua, può arrivare a Capannamara e di qua sulla destra proseguire per salire a Monte Bolettone da questa parte. Qui abbiamo anche la segnaletica, dice rifugio cacciatori 35 minuti, Alpe del Viceré 45. Siamo al confine della riserva naturale regionale Valle Bova. Ecco, dall'altra parte si può scendere a San Salvatore e a Erba e c'è anche il sentiero della Dora.
siamo arrivati a un crocifisso. Qua c'è scritto: io sono la via, la verità e la vita, a ricordo dei pastori e contadini che con fatiche laboriose e oneste hanno coltivato questi terreni, la parrocchia di Crevenna e Rige. Ecco, stamattina eravamo lassù, abbiamo fatto il giro intorno e adesso continuiamo a scendere sulla nostra carrabine. Da quella parte dietro le piante non si vede perché ci sono le piante, però c'è il Monte Puscio. Continuiamo la nostra discesa in questo magnifico bosco. Abbiamo trovato qua una panchina, ce n'era una anche più su dove poter riposare. Qui abbiamo questo passaggino un po' aperto, quindi è rimasta un po' di neve, che bello, veramente bellissimo. Abbiamo fatto un giro fantastico oggi, mamma mia, una meraviglia. La montagna ci accoglie, viviamola con serenità, biciclette e cavalli non siano pericolo per i pedoni. Siamo arrivati da lì e continuiamo a scendere da questa parte. Ormai siamo quasi al rifugio cacciatori. Ed ecco che siamo arrivati al rifugio cacciatori. Qua abbiamo un'altra bella Madonnina. L'ultimo pezzettino è su strada asfaltata. Qui abbiamo trovato un sentiero che scende e ci è indicata la scala di legno, Caino e la scala di ferro. È un altro bel percorso che si può fare qua. Qui c'è il sentiero che scende. Oh, ma che begli asinelli che ci sono qua! Bellissimo! Ecco che qua siamo arrivati al Parco Avventura, dove siamo passati stamattina. Stamattina eravamo sul lato opposto, dietro di là, per salire sul Bollettone, e adesso siamo scesi da questa parte. Qua davanti ci sono questi bellissimi asinelli. Ecco che siamo arrivati alla fine del nostro percorso, abbiamo concluso il nostro anello, abbiamo percorso circa 10 km, fatto 500 metri di dislivello positivo, è un giro fantastico, non è difficile per nulla, solo in alcuni punti un po' pendenti, ma è veramente un bellissimo giro, ve lo consiglio a tutti. E noi adesso andiamo a berci un buon caffè. Ciao a tutti!